Il progetto è ambizioso, ma soprattutto aggregativo. Forti delle esperienze negative del passato, dove quando smetteva un unico dirigente proprietario i club fallivano, Maurizio Meffa vuole l'opposto: mettere insieme quanti più imprenditori possibili, creando una collaborazione con i vari club. Ecco perché Meffa, che può già contare su Emanuele Labiso e Salvatore Spadaro, ha chiesto la disponibilità ai dirigenti del Gela Football Club e della società Unipegaso, che disputa la terza categoria, affinché si possano trovare forme di collaborazione diretta e una sinergia per creare società dalle basi importanti e durature. Oggi soltanto in questo modo possiamo riuscire a perseguire gli obiettivi. Noi non dobbiamo pensare che se Maurizio Melfa, se il Gela Calcio inoltrano questa istanza, lo fa per un motivo chissà quale, motivo recondito, anche perché con lo sport non ci si guadagna, questo già è un fatto di base. Lo facciamo perché crediamo nella città. Sul piano tecnico, la società ha confermato Fausciana in panchina, mentre Giacomo Cascino sarà il preparatore dei portieri e Antonio Labiso il segretario. Tante le trattative in corso, la dirigenza ha già inoltrato domanda di ammissione in prima categoria e attende gli eventi. I tifosi vorrebbero una categoria più prestigiosa, ma tutto dipenderà dalla LND e da quante squadre non si iscriveranno al prossimo campionato, che ricordiamo inizierà a metà settembre e senza tifosi. Lo scorso anno abbiamo fatto un'esperienza dal basso, noi stiamo ripartendo dal basso perché il nostro obiettivo è di costruire una società forte, stiamo lavorando alle fondamenta. Quest'anno chiederemo il ripescaggio in prima categoria e quindi faremo un passo. Il nostro obiettivo è di vincere il campionato, ma sul campo, domenica dopo domenica, ma soprattutto vincerlo nella crescita, perché così l'anno successivo potremo fare la promozione e così via. E come lo stiamo facendo? Seguendo un percorso di tipo aggregativo. Questa città ha bisogno di una rigenerazione culturale. È troppo frammentata, c'è troppa conflittualità e allora noi stiamo aggregando le immense risorse calcistiche che ci sono e questo veramente mi riempie il cuore di gioia perché Gela non merita la seconda categoria, la prima categoria è mortificata da questo. Melfa ammette che l'esperienza dello scorso anno servirà per non ricommettere gli stessi errori, ma il sogno rimane lo stesso, la Serie B in 8 anni, partendo però dal basso. Dare a questa città la categoria che merita, che è quindi il sogno della promozione in Serie B in 8 anni.